intanto ti penso immagino conosciate già anche i nostri due redattori stasera, sono Dario Cavedon, che è anche vetrani che viene qui, quindi anche lui è un affezionato a questo evento, e Vladimiro, che sono due soci, anche fondatori, soci fondatori dell'Avilug, che è il Linux User Group dell'Alto Vicentino, hanno base a Schio, per un tempo un brano dell'Alto Vicentino. Io faccio parte di quello di Vicenza, insomma ci vediamo un po' per l'orta geografica, ma mi diranno proprio completamente. Siamo gelosi dei nomi confini. No, assolutamente. Siamo completamente sovrapposti. Esatto, questo rapporto che è martedì, potete decidere dove andare, o a Schio o a Vicenza. Insomma, adesso vi lascio la parola a loro che vi saranno la serata. Ecco. E niente, io vi auguro una buona serata. Grazie. Bene, una cosa che si è dimenticato Andrea, visto per completare la parte burocratica, sono le prossime serate. Ci sono altre due serate delle Linux Nights, lunedì prossimo si parlerà di un'esperienza di una persona che ha cominciato a usare Linux da poco e vi racconterà come si è trovato, insieme ad altre due persone che l'hanno aiutato in questo passaggio. E poi l'ultima serata, sarà lunedì 11 giugno, si parlerà di Media Center fatto con Linux, cioè un scatolotto, un computer che serve per vedere film, ascoltare musica o altre cose, di solito attaccato a una televisione. Vi spiegheranno come si può fare con pochi soldi e anche con pochi mezzi. Allora, stasera parliamo di interfacce grafiche, cioè come si presenta Linux nei confronti dell'utente. Una prima cosa la vedete già qua, adesso ne parlerà Vladimiro. Giusto due parole di premessa, dopo basta, perché ormai premesse ne abbiamo fatte fin troppo. Linux non ha un unico vestito, ne ha tanti. Okay? Diciamo che siccome si adatta un po' alle esigenze di praticamente tutti quelli che lo usano, di conseguenza si presenta anche sotto varie forme. Dal terminale più becero, che serve a persone che magari si occupano del lato sistemi, quindi non persone che usano per navigare su internet, per fare posta elettronica, a questi sistemi grafici che possono essere anche molto diversi da un sistema all'altro. Stasera ve ne presentiamo tutta una serie, finché non vi stancate ve ne andate. Sono abbastanza diversi l'uno dall'altro, però l'importante è che poi magari questo vi piace, quell'altro vi piace, siete abbastanza liberi di passare da uno all'altro senza colpo ferire, perché il bello di Linux è che comunque programmi, documenti ve li potete leggere e portare da una parte all'altra a seconda dei vostri gusti, a seconda delle vostre esigenze. Allora partiamo dal primo e passo la parola a Vladimiro. Grazie. Ciao a tutti, appunto io sono Vladimiro, non mi dilungherò. Allora, Dario ha già anticipato molto bene, quindi appunto Linux ci dà questa possibilità di scegliere in che modo vogliamo o possiamo rapportarci con la nostra macchina, quindi non siamo costretti ad utilizzare il computer nel modo solo e unico in cui ci viene fornito, ma ci è data questa scelta in base a gusti oppure anche alle possibilità. Vi spiego. Allora, l'interfaccia grafica stiamo parlando. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questa roba qua, adesso grigia, azzurrina, che vediamo qui. Interfaccia grafica significa tutto quanto state vedendo adesso, comprensivo di le icone sul desktop, lo sfondo, la barra, tutti i vari pulsantini che andremo brevemente a vedere, quindi tutta quella parte che si occupa, tutta quella parte del sistema operativo, quindi della vostra macchina, che si occupa di interagire con voi, di mostrarvi le cose che vi servono e di prendere da voi quello che voi mettete nella macchina, nel senso un messaggio di posta elettronica piuttosto che un indirizzo internet, eccetera. Cioè l'interfaccia grafica è quella parte del computer che vi culla. Che anziché farvi trovare una schermata nera con un cursore lampeggiante e dover dire da lì cosa fare alla macchina, che è una cosa veramente angosciante, per alcuni, io potrei essere uno di quelli,
Quindi vi coccola così vi dà questa possibilità appunto di interagire. Allora, presenteremo principalmente 4, forse 5 per facce grafiche. Parto dalla prima, questa è XFCE, un nome che non dice nulla. Teniamo conto di una cosa, le interfacce grafiche possono essere pensate per i gusti delle persone oppure per le capacità della macchina. Allora, ci sono interfacce grafiche che sono pensate, che sono pensate per non sottrarre risorse alla macchina, ok? Sappiamo che ci sono dei desktop, quelli magari cui siamo già abituati, che hanno dei bei effetti, delle belle trasparenze, animazioni, eccetera, però richiedono che il nostro computer abbia un certo power, abbia una certa potenza. Se voi avete un computer che funziona ancora bene, ma che comincia ad avere qualche anno, che potrebbe darvi gioia e soddisfazione ancora per un po' di tempo, con i nuovi sistemi operativi, ahimè, sarete obbligati ad abbandonarlo perché comincia a mettervi in attesa ad ogni cosa che vi richiedete bene. Su Linux c'è la possibilità di scegliere un'interfaccia grafica che vi mostra semplicemente quello che vi serve, vi gestisce le finestre, vi dà dei menu con i quali interagire con la macchina senza andare a rubare risorse di fatto, ok? Quindi un computer può durare molto e molto di più di quello a cui ci hanno amico. Questa è XFCE. Allora, XFCE tra le interfacce grafiche si colloca in quelle con il menu tradizionale, mi spiego. Strucca bottoni e fuori il menu, ok? E si colloca tra quelle a metà strada, tra una che consuma praticamente zero risorse per essere gestita, a una che ne consuma mediamente, diciamo, ok? Quelle più nuove, innovative. Questa si colloca a metà strada. X7CE si propone di funzionare, darvi accesso a tutti i programmi dividendoli per categorie. Ah, ok, se siete nuovi di Linux questa cosa è nuova. I sistemi operativi in genere a cui siamo abituati, che siano Microsoft o che siano Apple, non hanno questa caratteristica semplicemente, cioè i programmi di solito sono in ordine alfabetico e poi cercateli. Per me invece è normale che sia così, però mi rendo conto che magari non è per tutti. Quindi le applicazioni sono sì in ordine alfabetico, ma sono tutte divise per categorie. Quindi sotto gli accessori troverò una serie appunto di accessori, sotto i giochi ci andranno i giochi, la grafica con la grafica e così via. Ho detto prima che il modo di interagire con la macchina è tradizionale, semplicemente perché c'è il bottone, il pulsantone dove vado ad aprire il menu e mi cerco le applicazioni che mi servono. C'è la barra in alto, in questo caso, anche se forse molti di voi sono abituati alla barra in basso, ma funziona allo stesso modo, in cui vanno le applicazioni che abbiamo minimizzato. Ok, le apro e le chiudo. Dove minimizza l'applicazione, finisce nella barra. Chiaro? Sì, abbastanza. Ok. E mi fornisce una serie di menu e mi dà questa, una seconda barra per le applicazioni che avvio veloce, cioè ho delle applicazioni che uso tutti i giorni che preferisco, mi danno un bel pannellone, me le metto lì, c'è il browser, Firefox in questo caso per navigare su internet, il programma per gestire la posta, configurazioni e il programma che per installare un nuovo software da Linux perché è integrato nel sistema operativo, vado lì, scelgo l'applicazione che voglio, la scarico, la installo, programmi per scrittura, eccetera. Fornisce XFCE, in questo caso fornisce alcuni menu per cui sotto il simbolo della busta della posta abbiamo tutto quello che riguarda ad esempio la comunicazione, quindi abbiamo, possiamo configurare il nostro account Facebook, Twitter, Google Talk, eccetera, e decidere se vogliamo essere visibili o meno. Da qui configuriamo anche e riceviamo anche segnalazioni in caso dell'arrivo della posta ed è tutto integrato e comodo sulla barra. Dall'icona del volume possiamo gestire anche il player musicale, possiamo dare i settaggi dell'audio, il wifi, e, vabbè, il calendario e un menu per
per le sessioni. Cosa vuol dire? Riavviare il computer, spegnere il computer, bloccare lo schermo, eccetera. Allora, il 7CS si propone per dare una cosa che sia semplice, usabile, non saprei che altro dire, mi serve un'applicazione, vado nel menu, la cerco in base alla categoria. Non ci sono i fronzoli, non ci sono le trasparenze, non ci sono gli effetti a cui siamo abituati da un po' di tempo a questa parte, questa è un'interfaccia grafica che può girare comodamente su computer che hanno, ma 5, 6, di più, 8, 9 anni, basta, 8, 9 anni, ok, quindi il computer non è da buttare, può girare benissimo ancora. Il mio per 10 anni e funziona ancora. Sì, ce la possiamo fare. Dopo per quello vediamo quello. Abbiamo qualcosa ancora di più leggero. Niente, non c'è molto da dire, se no bisognerebbe metterci le mani e provarla. Cioè, io posso chiacchierare e annoiarvi tantissimo, poi il modo migliore per capire di cosa sto parlando è farne l'esperienza, avere il computer davanti, struccare il bottone. Faccio così, faccio quella, vado bene, no, vado male, mi trovo meglio prima, oppure sì, mi trovo. Ecco. Questa, e chiudo, è una delle possibilità che viene offerta. Così per curiosità faccio vedere il gestore dei file che anche lì semplice, non fa cose strane, è uno strumento molto potente perché ha in sé alcuni parametri, alcune possibilità di configurarlo, diciamo di interagire, per cui anche la gestione dei file diventa, questo si apre con il tempo, diventa molto molto efficiente, pur mantenendo una certa leggerezza. E Dario mi pregava prima di far vedere questo, il suo nome è Tuner e ha tanto di logo, è anche abbastanza pretenzioso, direi come. Sì, okay. Basta, io chiuderei qui. No, beh, una cosa che si può, vedere, a parte il microfono spento di Dario. No. No, la cosa che si può far vedere è come si può configurare. Beh, tutto quello che vedete può essere cambiato, configurato in mille modi diversi. C'è un pannellone che è questo qua, che non avete visto di sfuggita, che vi permette di configurare un po' tutti i parametri di XFCE. XFCE è questo sistema grafico, pur essendo molto semplice, è anche estremamente personalizzabile, quindi tutto quello che vedete sullo schermo può essere cambiato molto molto velocemente. Vi faccio solo un esempio, per esempio il pannellino che c'è qua sotto, nelle applicazioni predefinite, io premo con il tasto destro e come vedete appare un menu a tendina, faccio preferenze del pannello e mi appare un altro menu. Questo pannello può essere configurato in mille modi diversi, anche gli elementi che lo compongono possono essere cambiati, spostati, tolti, cancellati, aggiunti e altre cose diverse. Per esempio questo avviatore, ok, quando sono impostazioni, avvia il browser web, ok? Io lo posso modificare, lo posso rimuovere o ne posso aggiungere un altro. Tutte queste cose possono essere cambiate, configurate molto velocemente e anche molto facilmente. Per esempio, a me non piace che l'avviatore, cioè il tastino che avvia il browser web, sia in questa posizione, posso spostarlo. Come vedete, questo elemento qua passa in un'altra posizione. Chiudo il menu e ha già recepito le mie modifiche. Ah, un'altra chicca a proposito, per venire in mente, qui sotto, comodo, hanno messo il trova applicazioni, che adesso devo trovare trova applicazioni, è la lente di ingrandimento che serviva a me in questo momento, per cui clicco, mi esce questo bel pannellone con tutta una serie di applicazioni, non mi resta che digitare anche l'iniziale dell'applicazione che sto cercando, ad esempio per il browser. Quello lì, ho citato FIR e mi dà
come possibilità Firefox, se c'era qualche altro software che iniziava per FIR, mi dava 2 o 3, poi sceglievo quello che mi interessava. Quindi è lì a portata di click, volendo posso addirittura associare a questo una scorciatoia da tastiera, se sono abituato con quelle, quindi tramite un'associazione di 1, 2 o 3 tasti, tac, mi si apre direttamente questo, digito la parola del software che mi interessa, schiaccio invio, il programma si apre, quindi anche un'interazione volendo veloce per chi è abituato a operazioni da tastiera che non corre tanto in giro, insomma, con le freccette del mouse. Mi ha corretto giustamente Dario perché ci sono un sacco di caratteristiche interessanti in X7CE a livello di configurazione, anche sulla quantità stessa di pannelli che si possono avere, credo si possa, volendo metterne 4 pannelli, cioè se ne posso mettere uno di qua, uno di là, per tutti i gusti, per fare quello che più interessa, insomma, ecco. Quindi è altamente personalizzabile, direi veloce e molto stabile anche in 7C. Cosa? Le regolazioni? Yeah.
qui, le applicazioni sono divise per categorie, accessori, libri, strumenti di sviluppo, educazione, caratteri, giochi, eccetera. Posso sbizzarrirmi a cercare un pochino quello che mi interessa, oppure se so già cosa mi interessa, anche qui casella di ricerca, digito le lettere, ed ecco, CHR, cioè Chromium, il browser web, oppure ci sono giochi in Chromium, BSU e via. Quindi trovo il software che mi interessa, posso richiedere ulteriori informazioni, ripeto, sarà in italiano poi, e se eventualmente la cosa mi interessa, do installa, mi chiederà la mia password di utente e il tempo di scaricarlo, installarlo, il software per voi è pronto all'uso, ne potete fare l'uso che più ne volete, non vi chiederanno di, non vi diranno questo è per 30 giorni, 60 giorni, dopodiché quando vi sarete abituati al software lo comprerete per forza da noi, ma vi dicono questo è per voi, se lo volete usare, eccolo qui. Quando vi sarete stancati, disinstallatelo, prestatelo agli amici, copiatelo che funziona bene. E basta, questa è una caratteristica che fa parte sia dei sistemi con un'interfaccia grafica leggera, quindi che puntano al risparmio, sia quelli più, diciamo, sofisticati. Basta, non aggiungerei veramente altro. Dai. Va bene, allora adesso se volete fargli due domande a Vladimiro su questo, intanto prendo il cavo e lo sposto su un altro computer, che così mi servono due minuti. Devo cercarlo questo? Sì, sì, ma è domande che posso fare. Sì. Non avete domande? Non avete capito? Beh, io una cosa su questo sapere. Beh, ci sono infatti di un cioè l'ultima o cos'è 12? 12 4 l'ultima. Sì, da c'è stato anche questo. Sì. Allora mi interessa. Ma non può fare questa cosa. Che le versioni che abbiamo stasera anche in buco è. Sì, la 12.04. Sì, sì, sono le ultime. Cioè, ci sei là, non ci sei lì? Vado a vedere. Beh, ci siamo però. Chiedo perché sul mio PC non va il monitor, questo proiettore fa così, allora mi adatto. Allora, questo è un altro sistema, questo è Ubuntu, ha un'interfaccia un po' diversa, perché adesso qua c'è la mia che è parecchio pasticciata. Cambio un attimo il l'utente, che così andiamo su una sessione meno pasticciata, qualcosa di un po' più, e così vi faccio vedere anche il login. Allora, questo è il menu di inizio quando accendete la macchina. Se avete definiti i più utenti, come in questo caso c'è Dario, c'è Greta, che è mia figlia, avete due sessioni e si può passare da una all'altra cliccandoci sopra. In più c'è una sessione ospite, che è una sessione diciamo così senza password, con delle impostazioni temporanee, provo a usare stasera, vediamo se va bene, e che poi una volta spento il computer sparisce tutto, quindi se si scaricano file in questa sessione poi vengono poi cancellati, eccetera eccetera. Serve se dovete prestare il computer monumentalmente un amico, lo date, lui usa questa sessione, fa quello che deve fare e poi quando spegnete la macchina praticamente non resta più assolutamente niente. Se è partito, manca un pezzo. Il tasto super.
però deve essere morto. Vabbè, uso la parola su mia figlia. Ringrazierà per questa cosa. È meno pasticciata. È più, diciamo che è più rispondente a quello che vedete quando installate. Allora, questa è la parte dello sfondo, è la modalità standard di installazione di Ubuntu. Rispetto all'interfaccia che avete visto prima, c'è di palesemente nuovo questo barrone laterale che vedete qua. Questo barrone si chiama launcher, lanciatore, e ha una doppia funzione. La prima è quella di lanciare, cioè di poter avviare velocemente l'applicazione, un po' come il menu a scomparsa che c'era sotto su Ubuntu, il sistema che avete visto prima. L'altra cosa che fa contemporaneamente è essere anche è anche un menu da cui si capisce cosa c'è in esecuzione. Quando voi minimizzate l'applicazione torna sul launcher e vedete che è lanciata da questo triangolino che dove qua si vede. Questi sono problemi. Vabbè, lo vedete da questo triangolino, qua si vede un po' male perché il proiettore lo taglia un po', però c'è un triangolino laterale che dice che l'applicazione è in esecuzione. Io clicco un'altra volta e me la fa riapparire. Oltre a questo c'è un altro tastone in alto, identificato dal simbolo di Ubuntu, che si chiama Home oppure Dash. Questa è la modalità diversa, non vecchia o nuova, di eseguire i programmi. A parte i programmi che avete sul launcher, Ubuntu ne ha tanti altri preinstallati. Per eseguirli non c'è un menu, come vedete, non c'è un menu in alto che vi dà un menu a discesa dei programmi divisi per categoria. Per accedere a questi programmi ci sono due metodi. Il primo è premere questo tastone in alto, il secondo è premere il tasto super sulla tastiera, che è il tasto con la finestrella ondeggiante. Se lo premo mi fa vedere questo. Allora, questo pannello semitrasparente si chiama Dash, come detersivo. E serve appunto per eseguire le applicazioni. Vi dà una serie di lenti, come le chiamate, che sono questi tastini che sono posizionati in fondo allo schermo, che permettono di far fare varie funzioni. Il primo si chiama Home e mostra le applicazioni più recenti che sono state eseguite su questa macchina per questa utenza. Perché? Perché lui dice se le hai usate nel passato, molto probabilmente ne avrai bisogno anche nel futuro. E nel prossimo futuro, cioè nel prossimo programma. Se non sono d'accordo con questa impostazione, comincio a digitare, come prima, per esempio Fear, mi fa vedere il mio Firefox, che è il browser predefinito di Ubuntu. Oltre a scrivere il nome, se non mi ricordo il nome, posso anche scrivere a cosa serve. Quindi se io scrivo Bro come browser, mi fa vedere il browser che io ho installato. Io ne ho più di uno, e me ne fa vedere tre. Mi fa vedere anche il vettore multimediale VLC, non so perché, non chiedete di cosa. Comunque, mi fa vedere anche gli altri browser che io ho installato. Io voglio LibreOffice, per esempio, mi fa vedere la suite per l'ufficio, si chiama LibreOffice, ed è un pacchetto che contiene dentro i programmi per fare fogli di calcolo, documenti, presentazioni e anche database. Questa è l'impostazione, questa impostazione si chiama appunto Dash. Oltre a questo avete la possibilità anche di accedere a un secondo menu che vi fa vedere le applicazioni. Anche qua si può accedere alle applicazioni cercandole, dipendere di meno di quello che ho appena fatto, oppure filtrare i risultati con questo bottoncino che c'è di qua. Questa è una categorizzazione dei programmi, né più né meno di quelli che abbiamo visto prima, quindi in base al loro scopo, quindi grafica piuttosto che educazione, accessibilità o quant'altro, fa vedere il programma.
Una cosa, accessibilità, vi farò vedere i programmi. Per l'accessibilità già preinstallati. Oltre a quelli, vi farò vedere anche un altro paio di live. Vediamo un esempio più calzante, per esempio grafica. Okay. Vi farò vedere, usati recentemente, installati e disponibili. Tre live diverse. Usati recentemente sono quelli che avete appena usato, quindi li ripropone come primi. Però anche i programmi già installati, ok? Tutti, oppure solo quelli che lui reputa i principali. In più vi fa vedere anche le applicazioni disponibili. Queste applicazioni non sono installate, però in base all'utilizzo generale e all'esperienza che hanno, dicono ma questi programmi qua forse ti servono perché magari sono stati usati particolarmente. Questi programmi sono disponibili nel software center, programma che abbiamo visto prima per installare applicazioni. Quindi quando cliccate lì vi dà una breve descrizione e poi vi permette di installare. Altra niente, stiamo procedendo. Questo vi fa vedere le cartelle e qua vi dà la possibilità di cercare dei file nelle mie cartelle. Adesso non so cosa abbia installato nel file, quindi ho paura di saperlo. Penso niente, spero, brava, anche perché sarebbe imbarazzante, però a parte quello, se voi aveste file che usate particolarmente, non so, le foto delle vacanze, cominciate a digitare, provo la foto e magari fa vedere le foto, oppure non so, siete stati a Asiago, avete chiamato le vostre foto a Asiago e ve le fa vedere di sotto. Okay. E questo è uno strumento per cercare rapidamente i programmi all'interno dei cartelli, ovunque siano nella vostra cartella dei documenti. La cartella dei documenti che su Linux in genere si chiama Home, casa. In più ci sono due link ulteriori che sono una per la musica e una per il video che vi fa vedere file musicali piuttosto che video che avete installato. Questi sono i link e questo è il pannellone Dash. Questo pannello è un po' strano, quindi all'inizio magari può risultare un po' difficile di apprendimento. Quindi menu tradizionale come quello che vi ha fatto vedere il vecchio seduto alla mia sinistra può risultare all'inizio. No, io lo prendo in giro. Può risultare all'inizio molto più facile da capire, da accedere, più facile anche mentalmente, diciamo così, suddividere i programmi in categorie, di conseguenza andare in alto a sinistra, tirare giù la tendina, scegliere accessori, poi da accessori scegliere accessori piuttosto che internet con il programma di posta elettronica e così via. In realtà questa modalità l'hanno fatta per rendere più veloce l'accesso ai programmi. Una volta che si impara a usare la tastiera o si impara a usare questo tastino qua, diventa tutto molto più veloce, anche perché poi i programmi si memorizzano, specie i programmi che si usano di più, no? Quindi sarete molto più veloci a usare. Oltre a questo, altre cose di questa applicazione in particolare, vabbè, qua in alto a destra vedete gli stessi tastini che avete già visto dall'altra parte, questi hanno la stessa identica funzione, quindi c'è un tastino raffigurato, un menu raffigurato da una busta che vi dà la vostra disponibilità in rete per chattare su Facebook e altro, stasera se non tempo magari ne parliamo. Tastino per configurare la rete, quindi collegarsi al wifi del comune, tastino per regolare il volume delle casse, piuttosto che accedere anche direttamente al programma di riproduzione della musica, anche su Ubuntu aveva gli stessi identiche funzioni. Da qua potete anche scegliere di passare direttamente alla prossima traccia musicale se state ascoltando un altro. Il calendario e poi un menu per passare da una sessione all'altra, quindi io adesso sono loggato come Greta, se volessi accedere come Dario posso passare all'utente Dario mantenendo comunque Greta accesa con i programmi attivi, quelli che sono partiti.
Infine, da questo ultimo menu avete i comandi per uscire, bloccare, sospendere la sessione, piuttosto che accedere alle impostazioni del sistema, che adesso vi faccio vedere, le impostazioni del monitor, applicazioni che volete far partire all'avvio, piuttosto che aggiornare il software che poi vi faccio vedere. Allora, le impostazioni di sistema sono più o meno simili a quelle che avete visto prima, no? Impostazioni, si chiamano impostazioni. Qua sono impostazioni di sistema che fanno la stessa identica cosa. Per esempio l'aspetto, che è la cosa che più salta all'occhio, no? Se volete cambiare il tema, no? Prima ne avete visto alcuni, adesso vi faccio vedere l'ambiance, che è un tema più chiaro, quindi qua sono più chiari. Passo di contrast, anche questo, contrasto elevato per persone con problemi, adobaita, non so cosa sia, però è quello di non share. Ah, è quello di non share, ok. Poi vi faccio vedere. Basta, non ce ne sono altri. Eventualmente se ne posso aggiungere scaricandovi da internet. Da qua potete anche scegliere ci sono alcuni punti come questo, per esempio, che cambiano nel tempo. Quelli che vedete con l'orologino. Sono settati e passano da uno sfondo all'altro ogni 8 minuti o ogni 8 ore, potete decidere quanto. Piuttosto che anche aggiungere altri sfondi con questo più, caricando da internet. Da qua potete anche configurare il comportamento del barrone. Per esempio adesso è sempre attivo, potete scegliere di farlo scomparire e farlo riapparire solo quando il mouse si va sopra. Sì, l'angolo è qualcosa di un po' più sofisticato. Attivarlo quando il mouse va sull'angolo superiore sinistro. Fate questa azione e lui si attiva. Se uno va sulla parte destra non si attiva. Questo perché Gnome, che poi vediamo, ha questa opzione. L'hanno copiata. No. Aggiungerei non solo, cioè forse interessante anche che tante volte quando si sta interagendo con le finestre, così siamo concentrati in quello che stiamo facendo, almeno a me succede, ma in generale succede, insomma, se vado accidentalmente tutta a sinistra dello schermo con il mouse, mi trovo che mi esce questa barra, magari sto cliccando, sto muovendo, potrebbe interagire quello che sto facendo, eliminando la possibilità di interagire con questo menu solo ed esclusivamente se vado in un angolo dello schermo, quindi in un certo senso devo andarci apposta, ecco, quindi andarci apposta più. Noi vecchi, insomma, che abbiamo delle difficoltà le cose, con queste novità ci troviamo un po', ecco, più a nostro agio magari. Sì, sì, beh, ho pensato anche a voi, infatti c'è questa sensibilità reattiva, per cui si può scegliere se la sensibilità del mouse è alta o bassa. C'è un valore predefinito che è in corrispondenza di questa tacchetta, se c'è una alta sensibilità appena porto il mouse e lui appare, se c'è una bassa sensibilità devo dargli i bei colpi di mouse prima che niente, questa bassa è così bassa che non ci riesce. Diciamo che il valore medio è più che anche voi dovreste farci. Va bene, a parte le battitacce ci scambiamo per le cose. Altre cose interessanti di questo desktop è una funzionalità che è stata introdotta da questa versione che si chiama HUD, che è questa barra che somiglia alla Dash, in realtà fa cose diverse. Se io, per esempio, faccio partire il browser, come adesso, vabbè, qua io non sono loggato, quindi mi chiedo l'utente e password. Come ha detto prima Andrea, potete chiedergli, mandare un SMS al numero di Interplanet, vi arriva un SMS con user e password e con questo avete navigazione gratuita per un'ora, due ore, una cosa. Sempre per sempre. Una figata. Comunque, a parte questo, tornando al discorso, premendo il tastino Alt vi permette di accedere velocemente ai comandi di Firefox o comunque del programma che avete, che state usando in quel momento. Per esempio, io premo ST, volevo accedere a stampa, stampata, schermata, e lui me lo fa vedere come quarto, sì, quarto tastino.
metto qua e mi fa le stesse cose che imparo lo stesso minimo che se io fossi andato su Fire. Anche questa è una modalità nuova che è stata introdotta da questa versione, si chiama HUD, che vuol dire Head Up Display, praticamente menu a sovrapposizione, menu sovrapposto in inglese. E questa cosa è sempre pensata nell'ottica della velocità, nella facilità di accesso ai comandi senza sapere persino per segno dove si trovano. La cosa bella è che si ricorda, almeno dovrebbe ricordarsi dei comandi più usati, quindi io riprendo stampa, ok, chiudo, faccio ancora, vediamo se si ricorda di andare per primo, ma no, un campo, perfetto, scusate, quasi siamo questo là con una combinazione di tasti, allora, questa barra, questo menu? Sì, praticamente lui ha un sistema che ha memorizzato tutti i menu di tutti i programmi. Oppure se mi memorizza man mano. No, scusate, per accedere a questa barra che è... Sì, con una combinazione di tasti ne fai? No, alto, tasto alto. Ah, no. Si preme alta, pare, si preme alta un'altra volta, oppure esce e scompare. Non c'è nessuna combinazione di tasti. Quello di prima era il tasto super, quello della sinistra, anche qua si preme una volta, pare, si preme una volta e scompare. Alto è la stessa volta. Ecco, per le combinazioni di tasti, se vuoi, visto che ne stiamo parlando, vi faccio vedere una cosa che piace molto a Vladimiro, ed è questa combinazione qua. Allora, tenendo premuto il tasto super, sempre il tastino con la finestra, puoi vedere qua intanto una serie di numeri che corrispondono ai programmi ordinati dall'1 in giù, tutti quelli che ci sono. Oppure qua tutto riempivo delle scorciatoie da tastiera. Per esempio vediamo un po' una scorciatoia che si potrebbe usare, Super TV per esempio, fa vedere tutte le finestre dello spazio di lavoro. Allora, vediamo un po', se io ho aperto Firefox, apro anche le impostazioni di sistema, adesso le vedo così, io prendo Super TV, e lui me le fa vedere, ovviamente me ne fa vedere solo due, ne avessi aperto 3-4, mi fa vedere tutte e 3-4, per cui che posso scegliere quella che voglio e lui me la fa vedere. Okay? Questo tasto è molto facile da ricordare, almeno i tasti che usate più frequentemente di solito vi ricordate anche meglio, no? Quindi se voi usate particolarmente questa funzionalità, dopo qualche volta ve la ricordate, anche molto velocemente. Anche il fatto, stasera è proprio da lusso, va bene, anche il fatto di avere questi tastini qua di accesso rapido è una cosa molto, molto utile, penso se usate dei programmi molto, molto frequentemente. Di solito su questo launcher, che adesso vi faccio vedere come, si possono aggiungere e togliere programmi in maniera molto rapida. Si possono spostare sopra e sotto per averli più comodi nella posizione che vi piace. Se ne possono aggiungere molto semplicemente trascinandoli e facendoli andare nel posto. Ovviamente la numerazione poi si adegua, quindi il primo programma in alto resta il numero 1 e così via. Adesso ho messo questo programma qua che serve per scannerizzare il posto 2, quindi se io premo super e 2 fa partire questo programma qua, si può scanner, che serve per, ovviamente non ho scanner, serve per fare delle estensioni di immagine. Okay. Tutte queste funzionalità sono funzionalità un po' diverse rispetto alla tradizione che ha presentato prima Vladimir. A lui piacciono particolarmente, infatti le ha fatte presentare a me, e proprio perché non voleva essere troppo accalorato nella presentazione.
No, io lo prendo in giro, però è così, costa un piacere o un piacere. Chi li ha studiati pensa che siano utili e molto veloci. È chiaro che poi ognuno sceglie di usare quello che gli piace di più. Okay? Io mi fermo qua anche perché se no non facciamo tempo a vederli, farvi vedere il resto. Scusa, puoi far vedere i vari desktop, perché chi viene da Windows forse non ha presente che ci sono più desktop. Sì, ecco, una cosa che non volevo farvi vedere sono i desktop. No, allora, una cosa che sconvolge parecchio le persone, anzi ce ne sono due. Il primo è il menu in alto, e quello ci sono persone che non si sono più riprese, hanno preso il menu una porta più in basso. E la seconda cosa sono gli spazi di lavoro. Spazi di lavoro sono questi qua. Linux, in genere tutte le interfacce grafiche di Linux, non hanno un solo desktop, non hanno un solo spazio di lavoro, ne hanno N, un numero che varia tra 1 e un numero infinito, 32 o 64. C'è qualche pazzo furioso che ne usa più di uno. Adesso cosa ho fatto? Comunque di solito preconfigurati ce ne sono 4, 2 o 4, fanno sempre numero pari, no? La cosa che si può fare è questa qua, che è abbastanza inutile, però vi fa vedere una finestra divisa in 4. Ammesso che voi vogliate usare un programma in questa maniera. In realtà no, serve più, per esempio, se voi avete dei programmi che volete avviare in una o un'altra finestra e li volete avere appunto a finestra, no? Allora io metto il simple scan su una finestra e metto il browser internet su un'altra. Ok? Posso passare da uno all'altro cliccandoci doppiamente. C'è sicuramente un tasto super per questo. Super S. Super S. Spaces. Spaces, spazi di lavoro. Ovviamente se seleziono uno spazio di lavoro vuoto, ottengo il vuoto assoluto. Faccio partire l'impostazione di sistema. Posso anche scegliere di avere l'impostazione su 4 finestre diverse. Abbastanza inutile, però molto simpatico per far vedere le potenzialità. Se inserisco una seconda linea, un attimo, vorrei spostare la finestra sul secondo video. Su più monitor, bella domanda, potremmo provare stasera, non so cosa succede. Vai sotto lo schermo del monitor. Qua per esempio abbiamo il mio portatile che però è spento, non so perché. C'è lì. Proviamo. Andiamo un po' avanti. Non vuole sapere di accendersi. Perfetto. Nel caso di un doppio monitor funziona così. Mi sembra che se sui due portatili sono sul primo desktop, di conseguenza dovrei essere anche sull'altro. Aumentare un monitor. Adesso mi viene un dubbio se sui portatili sono sul primo desktop e ho uno schermo esterno, ad esempio come questo adesso, no? Se io delle portate mi sposto sul secondo destro, cosa cambia sull'uscita? No, beh, penso che l'altra volta riuscivo a portare una finestra da una parte all'altra. Non so perché stasera non ce la faccio, ma in realtà ho il mio monitor spento, quindi non lo vedo. Dunque, io il monitor sono programmati. Se tu hai due monitor, che i due monitor sono indipendenti l'uno dall'altro, allora ti puoi spostare la finestra. Sì. Sì, sì, ma sono programmati, sì. Sì, puoi scegliere le modalità, quello sì. Sì, sì, puoi scegliere uno se è clonato, se è modalità, si chiama Cinerama, cioè questa lì si riporta in modo. Sì, poi puoi scegliere se uno sta solo. Sì, sì, ecco, scegliendo questa configurazione qua, non so chi possa dire, comunque ci sono i due monitor uno sopra l'altro, no? E se una finestra sta un po' su uno, un po' sull'altro, vedreste quello che dicevamo prima, no? Mezza finestra qua e mezza sull'altro monitor. Non so come mai il mio monitor è spento, speriamo si riprenda. Forse devo provare a scollegare e ricollegare il cavo. Sì.
una prova dopo passiamo avanti. Io non mi ritorno, non si è impreso. Ok, prossima volta. Va bene, adesso finché sistema il portatile. E deve dare il latte, perché ancora lo sta spezzando il sistema. Ancora un attimo, passando in bibbia. Va bene, passa avanti. Qualche domanda magari sul sistema? Nel caso di una rete wireless magari mista con computer Windows nessun problema, cioè dall'uno si può accedere all'altra e riceverà senza problemi, oppure wireless immagino sia attaccato un modem, no? Il modem dà nel senso, quindi non si danno nessun tipo di fastidio, l'unica cosa è che condividono il cavo alla rete, quindi quando si accede a internet, se lavora uno e lavora l'altro e state scaricando per così pesante, ovviamente vi dividete la banda, no? Ma al di là di internet, se bisogna trascrivere dei file o condividere file da un computer all'altro con sistemi diversi. Vuoi fare una rete tra due computer, sì. Wi-Fi, non è tema in stasera, purtroppo non abbiamo tempo per spiegarci sì. Come fare, però si può fare. Grafiche, oserei dire la più leggera che ci sia.
qui non ci sono calmi, la barra è in basso, il bottone è in basso a sinistra. Sì. Molti ringrazieranno. Eccolo lì. Ok, non fa niente di particolare. Se noterete, non ci sono nemmeno le ombreggiature sotto le finestre. Ma non è uno scempio. XP l'ha portato avanti fino all'anno scorso, praticamente. Insomma, fino all'anno scorso, passati alcuni anni, comunque. È una cosa a cui... di cui di solito non si soffre, io faccio notare alla mia compagna, ma ti va bene lo stesso se usare questo perché ho cambiato il sistema operativo, non si vedono nemmeno le ombreggiature, mi ha risposto, ah, perché c'erano le ombreggiature. Ok, ho capito quanto sono importanti, per l'uso qua, adesso le persone non ci fanno caso. LXDE, quindi anche qui c'è il menu, c'è lo sfondo, si può cambiare, menu, la tendina, almeno la tendina. Le applicazioni anche qui sono divise per categorie, gli accessori, quindi il file manager, che non so, non mi ricordo se è CFM, mi sembra, sì, qui non c'è tuner, ok. Sono tutti, sono una serie di programmi installati che di fatto fanno, diciamo, le stesse cose che fanno alcuni dei programmi che sono preinstallati magari su, su Ubuntu o su altre distribuzioni, diciamo. Sono magari alcune rinunciano ad alcune funzionalità, sono pensate per essere leggere, cioè sono state prese praticamente così. Immaginate un parco software, cioè disponibilità di molti programmi, ok, anche diversi programmi per fare le stesse cose, tanti browser per andare su internet, tanti programmini per scrivere il testo e via così. Qui quando mettono assieme questo sistema operativo con LXDE, quindi perché sia leggero, prendono tra i vari programmi quelli più leggeri, quelli più scattanti e li mettono dentro, li mettono su un'interfaccia grafica molto leggera e vi danno questa distribuzione funzionante e questa sì la potete mettere, penso anche sul Commodore 64, che manca poco, ho esagerato, però veramente questa sul computer davvero davvero adatti. E quindi come accessori c'è un file manager che anche qui si può dire che non rinuncia a nulla, gli mancheranno probabilmente alcune, forse neanche, abbiamo detto le modalità a due colonne, ma forse quella manca, vabbè, no, qui non lo fa, allora rinuncia ad esempio a questo, non si può dividere in due e gestire due pannellate di icone contemporaneamente, va bene, ci sono, sempre il buon vecchio terminale, c'è questo programmino che adesso è stato adottato anche da Xubuntu, visto che hanno rinunciato a una scelta, cioè, che anche questo è come si chiama su Windows? Che questo è per scrivere il testo, non ha un formato di default, si sceglie come salvarlo secondo txt. Ah, su Windows non ce ne frega a volte molto del formato, cioè se io non lo salvo in txt ma lo salvo e basta, poi lo riapro, è un testo, per lui va bene. Però se lo devo mandare a qualcuno che ha Windows devo ricordarmi di chiamarlo punto txt, qualsiasi cosa punto txt, o quasi qualsiasi cosa perché qualcuno si può fare. Ci sono quindi alcuni accessori, audio e video anche qui, ci sono programmi per ascoltare la musica, vedere i video, la webcam, ancora video, questo è VLC, fa parte del mondo open source, quindi del mondo diciamo non Linux, lo avrete usato anche su altre piattaforme, probabilmente Windows o Mac, è un programma che apre anche le scatolette di tono, non c'è un formato che spaventi in questo programma. Questo apre qualsiasi multimediale. Multimediale. È spaventoso perché se avete dei filmati o dei file comunque multimediali con dei formati stranissimi, questo li apre senza battere il ciglio. E fa anche un sacco di altre cose. Red 3 è un programma interessante, se di altri si apre. Sì, no, anzi. Non sapete se fosse il più. Ah, non mi sta dando il mi sembrava strano, ci fosse detto. Vabbè. È l'orario, abbiamo lavorato tutto il giorno. Grafica, ok, qui manca GIMP, che è il programma per foto di tocco che c'era prima su Ubuntu. Niente di cui spaventarsi perché hanno integrato un software center anche qui, l'Ubuntu Software Center, una forma leggera del software center di Ubuntu. Anche qui le applicazioni divise per categorie, si sceglie quello che interessa, la categoria oppure digitando la parola, schiaccia, installa, posso installare qualsiasi applicazione. Allora vorrei dire il fatto che mi sentite lo stesso?
Sì, io senza il doppiaggio, non senza il microfono. Il fatto che il sistema sia molto leggero non vuol dire che bisogna rinunciare alle applicazioni che sono installate nelle versioni un po' più giovani. Cioè funziona benissimo, quindi se io voglio Firefox, perché qui per esempio il default è installato per navigare su Internet Chromium, qualcuno sostiene, forse è vero, non lo so, sono un po' ignorantino, che sia forse più leggero, più scattante rispetto a Firefox, non lo so, non vorrei adentrarmi in questa cosa, che ho acceso quasi volontariamente. Si può installare qualsiasi programma che sia installabile di fatto su Linux, quindi veramente di tutto, quindi non sono costretto a rinunciare al fotoritocco, all'editing video, non sono costretto a restare, che non so, su quei programmini che sono installati qui, perché io. Il problema sarà, se avete un computer davvero molto vecchio, di fare i conti con delle risorse che ha la macchina, a quel punto male. Minimizzo, bene. Quando io schiaccio sull'applicazione da sotto, lei si apre. Se schiaccia di nuovo torna giù, non credo che sulla base prima se schiaccia di nuovo torna giù, dovete andare in giro in cerca del bottoncino giusto per la finestra, cliccare per minimizzarla nuovamente. Io volevo solo dare un nome che punto era da loro, anzi ok, no, per non avere il nome serve, sono le robe di giù. Quindi hanno messo un bottoncino per regolare il volume, fa poco, fa quello che deve fare, regola il volume, cioè o è troppo alto o è troppo basso. Qui è per gestire le reti, non è solo di default, mi dispiace, ho cambiato il wifi di questo. Comunque normalmente questo per gestire le reti è identico a quelli che avete visto finora. Con l'elenco, con tutti i discorso. Un attimo, per più di due secondi. Sì, scusate, sono veloce, complessivamente veloce. Sì, no, era solo per farlo vedere. Sì, perché era stato un po' programma, mi chiedo scusa, tengo ancora. E questo ti dice l'orologio, ti dice che ore sono, chiuso, questo non è il barometro, l'altimetro, ma che ore saranno? Ah, sono le 10 e un quarto, fantastico. Ok, ti dice anche in che mese sei, non, mese, l'anno, il giorno, okay, non fa robe strane. Penso che la gran parte di voi sia sufficiente sapere se è martedì, giovedì, se è il 5, il 10 del mese, insomma, anche senza, voglio dire, che semi trasparenza o cose del genere, almeno io con questo orologio che non ha più. E anche qui il bottoncino per lo spegnimento, per il cambio di sessione, lo clicco e mi dice cosa vuoi fare, restare, avviare, sospendere, cambiare l'utente, chiudere la sessione. Ha qualcosa in meno, certo, qui per esempio non posso uscire da una sessione, cioè tipo sono loggato, sono entrato nel sistema col mio nome, uscire, entrare con un altro nome lasciando aperto l'altro, che devo chiudere e rientrare di là. Ah sì, si può, l'hanno integrato, mi sono preso indietro, chiedo scusa, più grazie, benissimo, c'è la possibilità di cambiare tutto. Ok, non hanno rinunciato neanche a questo. E, niente, questo LXDE gira su OpenBox, OpenBox è un window manager, quindi un programmino che gestisce il comportamento delle finestre, che è la cosa più leggera veramente che si possa pensare con la gestione delle finestre. Basta, fa questo, lanciate le applicazioni, c'è tutta, non c'è di default installata la suite completa per l'ufficio, ma come ripeto, qui da me c'è questo, quindi per scrivere, calcoli, fogli di calcolo, di solito sono primo, secondo, Osmo che è l'agenda, grazie, visualizzatore dei documenti, io ho installato anche questi, che sono gli stessi. Quindi tutta la suite per l'ufficio sono gli stessi che avevo prima dare sul suo, quindi appunto è, come si può dire, è installabile. Sì, adesso lui usa il Ubuntu perché gli piace veloce, però tutti i programmi sono sempre disponibili per tutte le piattaforme, al di là dell'interfaccia grafica. Cioè lui adesso ha installato LibreOffice, che è la suite per l'ufficio che è di default su Ubuntu e anche su forse no, non mi ricordo, però di sicuro su Ubuntu, comunque l'importante è che qualsiasi programma è installabile in qualsiasi sistema, quindi non si deve rinunciare a niente, anche perché succede che magari i programmi che sono installati in maniera predefinita non piacciono o magari si ritengono insufficienti per le proprie necessità, quindi se ne prende un altro e si installa quello. Programmi di navigazione su internet ce ne sono 7-8 almeno, tutti uguali.
decina, giochi a non finire, grafica, va bene, se GIMP oppure questo qua, se è Inkscape, beh, grafica vettoriale, e ce ne sono vari e tutti si possono installare su tutte le distribuzioni. Chiaro che però dovete fare i conti anche con la vostra macchina, quindi questa distribuzione qua, light, leggera, va bene al suo computer appunto datati, anche di una decina d'anni, di Pentium 4 o Pentium 3, però con un po' di RAM, quindi mezzo giga di RAM, però anche meno. Questa? Mi sembra del 256 mega. 256 mega. Parliamo un po' di più. No, parliamo di più. C'è che ci volesse qualcosa di più. Su Ubuntu sì, dai 512, ma credo non è esatto con effetti. Mi sembra 256 poco più. Sì. Comunque appunto, computer poco dotati, insomma. Però lui la biglietta dopo di installare quello che volete, quindi. Prima abbiamo questa memoria. Ubuntu, cioè, minimo sono 384 mega raccomandato nel tuo giro. Questo è. Sì, sì, non ho detto niente, ho detto qualcosa. Che parezza. E basta, quindi non c'è un pannellino di preferenze del sistema. Le configurazioni le fatte da preferenze e le hanno messe lì, anziché ordinare il suo unico pannellino, sono lì, però sono ok. Va bene, sì. Abbiamo un è una questione di leggerezza, abbiamo da noi Lug Dischio, un ragazzo, tra l'altro molto capace, che non ringraziamo mai abbastanza, ma che anche lui ha un computer che è leggermente più potente ancora del mio, questo è una decente, a 4 GB di RAM, un buon processore. C'è ancora più potente, lui ha provato le varie possibilità e ha scelto questa, perché lui ha detto a me non interessa che il computer faccia chissà cosa, io ho bisogno di programmare, di fare le sue cose da sua, eccetera, voglio che nel momento in cui schiaccio il pulsante l'applicazione sia fantastico, quindi è anche proprio una questione di scelta a questo punto, cosa che Linux gusto. Basta, anche qui scusate al volo si può personalizzare il gestore delle applicazioni di avvio rapido, si può personalizzare, quindi vado sopra, tasto destro, che applicazioni voglio mettere qua, quali voglio togliere, come preferisco interagire con la mia macchina, insomma c'è possibilità di personalizzare, Alt F1 si apre il menu, con le freccette mi sposto, Alt F2 digitare il comando da eseguire, metto il nome dell'applicazione che mi serve, schiaccio invio e l'applicazione si apre comunque. Basta, è un avvio rapido perché non carica roba in più, boh, abbiamo detto 4-5 volte, ormai che è veloce, penso che anche sì. Anche se è tardi. Sì, penso che sì. Facciamo. Facciamo vedere l'ultimo, che siete già pochi, ne avete già due cose così, però chiudiamo la volta finale. Sappiamo lasciare su. Intanto, se volete fare domande, signore del fondo? No, apposta. Questa è l'ultima che vi facciamo vedere stasera, anche perché sono già le 10:20 e ne sarebbero delle altre, però non facciamo tempo. Questa qua si chiama KDE e la distribuzione è Ubuntu. Allora, questa qua è una diciamo così, destinazione Ubuntu per computer, diciamo così, recenti. Non recentissimi, perché questo qua è un MacBook di un paio di anni fa con
caratteristiche, questa qua ha tutti gli effetti grafici, trasparenze, ombreggiature, già ne vedete alcuni, no? Adesso qua purtroppo siamo un po' limitati perché il netbook ha una risoluzione un po' strana che è 1024x600, il proiettore non la recepisce e va a 800x600, quindi qua vedete le cose in maniera gigantesca, che va bene alla signora che è seduta là in fondo, però non va tanto bene per fare le cose perché troverete che è tutto enorme. Allora, come approccio KDE ha un approccio KDE, quindi Ubuntu, quindi questo tipo di interfaccia è, diciamo così, molto molto flessibile. Si sono inventati, diciamo così, diverse modalità a seconda dell'utilizzo. Io adesso l'ho configurato per una modalità standard, quindi vedete il classico menu in basso a sinistra, lo cliccate e vedete un qualcosa, un menu che appare, che piace tanto a Vladimiro. Non è un menu normale, nel senso che come prima opzione vi dà i preferiti, quindi non è il classico menu che divide i programmi per categoria. Questo ce l'avete, però ce l'avete come seconda opzione su applicazioni. E qua potete navigare e vedete, vabbè, è solo un gioco. Comunque qua vedete i programmi divisi per categoria, se cliccate su tutte le applicazioni, è stato io. Vabbè, se tornate, se cliccate sulle applicazioni, torna indietro, potete scrollare. Tornando un attimo a preferiti, ma in realtà poi vedete che c'è questo cerca che qua in alto che resta sempre impostato. Questo ha la stessa impostazione di prima, no? Quando si cerca un programma si cliccano i primi caratteri del programma oppure i primi caratteri di cosa serve il programma e appare il programma. Io qua ho più di un browser, quindi me ne fa vedere alcuni in più anche un'identificazione del browser, non so per se sia un programma. Configurazione. È un configuratore. Comunque è per farvi vedere che c'è questo approccio. Altre cose, la terza scheda vi permette di andare a configurare il computer, impostazioni di sistema che andiamo a vedere, il nuovo software center che dall'altra parte avete visto come Ubuntu Software Center, Ubuntu Software Center, eccetera, eccetera, che è comunque il programma che serve per installare altri programmi, qua si chiama MUON, non so se si pronuncia così. Oppure eseguire comando, che è la finestrella che vi permette di eseguire un comando qualsiasi, l'Alt F2, insomma. Premendo Alt F2 si fa vedere la stessa identica cosa. Lo potete mettere e far scomparire a seconda delle vostre preferenze. Okay? Se a voi piace, lo potete tenere sempre sul desktop, solo premendo Alt F2 oppure andando sul menu che abbiamo visto prima. In più un'ulteriore scheda che vi permette di accedere ai programmi che avete usato recentemente, l'ultima scheda serve per spegnere la macchina, cambiare l'utente, invernare la macchina, eccetera, eccetera, le solite opzioni. La cosa interessante che ha questo... Dopo vi ho spiegato. Allora, una cosa interessante sono le impostazioni del sistema. Allora, adesso queste qua sono le impostazioni che avete visto anche che hanno gli altri sistemi. Questo ne è uno in più, che è il comportamento dello spazio di lavoro, che adesso vi faccio vedere. Io vado su spazio di lavoro desktop, qua vedete che ci sono due tipi di spazio di lavoro. Io adesso uso quello desktop è quello che sto usando, quindi menu in basso a sinistra, eccetera, eccetera. Io se voglio posso cambiarlo in ultra portatile, che è quello che ho
configurato di default sul mio network. Questa è una traduzione abbastanza infelice, ultraportata e dice poco in italiano, perché network è usato anche in italiano. Comunque, appunto, cambiando questa impostazione vedete qualcosa di completamente diverso. È sparito il menu in basso a sinistra e avete questa cosa strana, che sono in alto le icone utilizzate più frequentemente, che ovviamente voi potete configurare, in basso i programmi divisi per categoria. Cliccando appare un menu che vi fa vedere nei dettagli. Per tornare indietro basta starmi anche indietro e vi fa rivedere dei programmi. Cliccando per esempio su grafica fa vedere tutti i programmi di grafica. Oltre a questo c'è quel cursore, quella barra lampeggiante in mezzo che vi permette di fare sempre la solita cosa. Quindi premo FIR e mi fa vedere tutti i programmi che iniziano per FIR. Ovviamente io FIR ce l'ho già in alto, quindi non serve a niente, ma per esempio LibreOffice, tengo Libre e mi fa vedere tutti i programmi che iniziano per Libre. Oppure sì. Voglio vedere direttamente Writer, chiamo RIT, oppure Calc, che è il nome del foglio di calcolo. Anche la calcolatrice, perché ovviamente ha Calc dentro. Non so cosa sia uscito nel fondo. Da sempre dei risultati un po' strani, però di solito l'incontro. Un'altra cosa simpatica è questa barra in alto, che sono i programmi più utilizzati, okay? Questi programmi qua si possono tranquillamente poi configurare, se io premo meno me lo fa sparire, ma ne posso mettere degli altri semplicemente trascinandoli o cliccando la stellina di preferiti. Adesso, siccome mi piace il Firefox, clicco la stellina e lui lo mette. Ah, non vi ho spiegato la barra in alto. La barra in alto è un po' la solita barra dei menu, quindi trovate una serie di menu, questo vi dà Clipper, che sono tutti diciamo così recenti, copia e incolla, la regolazione del volume, la configurazione della rete Wi-Fi, scelgo la rete. Quando c'è il baffetto verde vuol dire che è connesso, più vi fa vedere le altre icone nascoste. Siccome ovviamente qua sono in 800x600, tutte le mie icone che in 1024x600 ci starebbero, qua non ci stanno, quindi me le mette su un menu a parte, data ora, e poi i tastini per bloccare la sessione oppure per finire. Una cosa interessante è questo pannellino qua che vedete, che vi dà le applicazioni in esecuzione. Adesso un'applicazione in esecuzione in realtà non c'è, l'unica che è in esecuzione è il sistema X. Io faccio Parquet Dolphin, che è il gestore di file. Ecco, una cosa particolare che avrete sicuramente notato è che tutti i programmi partono già massimizzati. Questa è un'altra impostazione per sfruttare lo schermo dei network. I network hanno uno schermo piccolino, i programmi non partono mai a finestra, partono sempre tutto schermo. Ovviamente poi per ritornare al pannello di prima, clicco qua sopra, vado su Search and Launch, che è questo pannellino qua, e da qua posso far ripartire un altro programma, come esempio Reconc, e lui lo fa partire. Anche questo parte sempre massimizzato. Per passare da uno all'altro vado qua, scelgo quello che voglio usare, oppure premo il classico Alt Tab e mi dà la selezione tra i programmi. Ecco, quella virgola argentata, scusate, dorata, è questo pannello qua che si chiama Search and Launch. Oltre a questo c'è un'ultima cosa, che è questa page one, anche questa è configurabile, è una pagina affiancata all'altra. Adesso qua non ho un collegamento a internet.
è tutto vuoto, però se avessi un collegamento internet mi dà una serie di funzioni. Qua posso aggiungere delle notizie, dei feed RSS, cioè delle notizie che si aggiornano automaticamente, le previsioni del tempo che potete configurare dove volete, io ce le ho puntate su piede, cioè su tutto il mondo praticamente, la comunità, quindi potete restare in contatto, chattare con i vostri amici, base di conoscenza è qualcosa che vi dà delle altre notizie, ma qualcosa un po' più specifico. Questo pannellone qua, che si chiama Page One, che è appunto affiancato al Search and Launch che avete visto prima, è altamente configurabile, dove vedete una chiave inglese, questa chiave indica che potete accedere alle impostazioni. Io premo e dovrebbe partire, ecco qua. Queste sono le impostazioni di quel pannellone. Previsione del tempo, un po' più simpatico da vedere. Oh, ok. Come vedete io ce l'ho puntato su Tiene Veneto Italia, giorno ogni 30 minuti, mi dà la temperatura in gradi Celsius, la pressione in ettopascal, che sarebbero classici millibar, velocità del vento, eccetera, eccetera. Ecco, questi pannellini qua, tutti questi pannellini sono configurabili e se ne possono aggiungere a dismisura. Chiaro che qua ce ne stanno quattro, perché lo schermo è piccolino, su un MacBook non ce ne stanno di più. Volendo, avendo un monitor più grande, se ne posso aggiungere degli altri. Questa è un po' la caratteristica. Chi ha un MacBook consiglio questo, perché è la cosa più facile e anche più configurabile. Altre cose? Domande?
No, è lento, poverino, dai. È lui che è lento. No, beh, è un netbook, quindi ora vedo compatto di memoria se anche un altro. Adesso ci metterà un po' a caricarsi. È un po' un programma un po' pesantino, però è partito. Anche qua vedete i programmi divisi per categoria, quindi non so, internet per esempio, browser web. Vedete, questi sono i browser web, ce n'è un po' di misura. C'è anche Chromium da qualche parte, sì. Aurora, Firefox, Midori, bellissimo, un browser molto leggero, potrebbe andare bene su Ubuntu. Ma ce ne sono un po' per tutti i gusti, ecco. Posta elettronica, questi sono i programmi per fare posta elettronica. Come vedete c'è un po' di tutto. In realtà poi uno ne sceglie uno e poi usa quello, usa sempre il solito, perché gli piace, perché ha i colori giusti o si trova le cose dove si aspetta che siano. Sì, esatto. E anche io di solito ragiono. Sì, il vecchio dopo un po' ragiona così, sì. Ecco, ma cosa succede se uno sceglie uno e poi decide di cambiare? Un programma molto buono che è Thunderbird,
okay, che è multipiattaforma, gira praticamente dappertutto, sia su Windows che su Linux, quello te lo consiglio. In questa maniera poi la tua posta, che è tra parentesi memorizzata nel directory home, okay, ti resta lì e riesci ad accedervi anche dopo. Okay. Non solo, anche la configurazione stessa di Thunderbird è memorizzata lì, quindi a meno che non succeda qualcosa di catastrofico, Thunderbird, se anche cambi il sistema, mantiene la stessa configurazione. Lo stesso dicasi per tutti gli altri sistemi di posta. Si fa i nascosti che vi ho fatto, ho tirato via prima, era Ctrl più, ho detto, Alt più, ok. Allora, questi directory qua le tengo nascoste per un motivo molto semplice, che l'utente non deve metterci mano. Sono file di configurazione di vari programmi. Per esempio, appunto, Mozilla, sono sicuro che è quello di Firefox, poi ce ne sono degli altri, Adobe, che sono comunque questi, qua dentro c'è la configurazione, vi basti sapere che è lì dentro, non andate a metterci mano, però sappiate che c'è e sappiate che ve la mantengono, okay, mettendola sulla directory home. Però le posta posso fare un backup e dopo riportarla per la... sì può fare. Beh, quando fate una nuova installazione il backup è sempre consigliato, perché per quanto buono può essere Linux, per quanto perfetta può essere la macchina che avete, qualcosa andrà sempre male, però backup si deve sempre fare. Chiaro che se poi uno decide di andare di false, andare a buttare via tutta la configurazione precedente, fa un backup e poi se lo ripristina, può fare anche così. In questo caso è molto semplice, prende la home, la mette su un disco, un hard disk esterno di quelli via USB e memorizza tutto lì, poi riprende. Sì, ci vuole tempo, magari se avete foto, driver delle stampanti, driver delle unità esterne, allora se uno, che ne so, abbiamo lavorato per un periodo con un KDE piuttosto che con Unity piuttosto che, allora Linux è modulare, ricordo un po' il Lego, quindi posso aggiungere pezzi, togliere pezzi, posso fare, no? Allora c'è sempre il pericolo, per carità, che qualcosa vada storto, quindi il backup. Però, allora, funzionano così. Ubuntu è la base in questo caso, ok, è il sistema operativo, poi ci sono le varie interfacce grafiche. Io posso installare, attenzione, con delle limitazioni, posso aggiungere interfacce grafiche ad una già esistente e alla schermata del login scegliere quale entrare, a qualsiasi avvio del computer, lo posso fare. Quindi ho lavorato con Yon, ho lavorato con XFCE, io adesso ho i LXDS, se mi stanco di tutta quella leggerezza, così decido di ringiovanire un po', mi posso installare Gnome. Ho un altro tipo di interfaccia, ho KDE, poi all'avvio scelgo dove entrare. Ci sono da tenere conto di un paio di cose, la possibile sovrapposizione di alcuni dei file di configurazione, quindi sempre occhio alla cartella config. Io per esempio cosa faccio? Rinomino la cartella .config in config, cioè tolgo il punto, e poi vedo quale interessa di più, copio, ok. Oppure, ecco, da stare attenti è che non è solo una questione di interfaccia grafica, perché spesso se io vado ad installare sul mio portatile con LXDH, vado ad installare KDE, mi porto dietro anche i programmi di default di KDE, quindi mi trovo solo con l'interfaccia cambiata, non mi trovo con Kate, Calc, c'è tutta una serie di programmi, non so dove è. Sì, okay. È chiaro. Quindi mi troverò per esempio ad avere due o tre editor di testo, prima ne avevo uno, ma potrebbe forse magari stare un sano, che modo per evitare. Questo non so se c'è la possibilità, comunque si possono aggiungere, poi tolgo quello che non mi piace più, tengo quello nuovo, si può fare anche questo, infatti è solo una questione di prenderci pratica, per appunto se l'esigenza è quella. Sì, io sono arrivato ad averne tutti installati sul portatile. Sì, lui ha avuto una storia davvero brutta, perché ha avuto un periodo difficile che ha cambiato almeno una distribuzione settimana. Un sistema diverso ogni settimana, arrivava lì al martedì sera e aveva qualcosa di diverso, e
io lo guardavo e dicevo, ma che devo far fare? Anche perché poi, insomma, alcune cose te le devi imparare, no? Da zero. Io ho detto, ma tu guarda, troverai mai la tua distribuzione Linux, troverai mai la tua strada, no? Alla fine si è fossilizzato sull'Ubuntu e va bene, lui, quindi è perfetta per lui e sicuramente è la cosa che gli piace di più, è giusto che sia così, insomma. Però io portatile come il suo, che è molto ben carrozzato, 4 giga, un processore molto potente, permette di fare le ombrette e le trasparenze che a me piacciono, io ci installerei qualcosa altro sopra, no? Lui invece vuole qualcosa di veloce, performante e immediato, e allora ha scelto quello. Però non mi sento di criticare la sua scelta. Va bene? Domanda. Tablet invece cosa consigliate? Tablet? Beh, i tablet vengono già venduti con un sistema operativo, o comprate quello chiuso o comprate Android e comunque c'è già dentro qualcosa. È chiaro che prendere e mettere qualcos'altro sopra un tablet non va tanto bene. Questo sistema qua, KDE, ha una versione che va anche sui tablet, fra qualche mese uscirà un tablet con dentro KDE. Non ha proprio questa interfaccia, qualcosa di simile, a qualcosa di simile ad Android e all'Apple, insomma, alla fine. Si copia, le soluzioni si copiano molto una con l'altra. Chiaro che se uno compra un tablet, ci sono degli Android da 100 euro, ne uscirà uno fra qualche mese da 50, un cinese, di una marca sconosciuta con dentro Android. E va bene, insomma. Consiglio di tenere quello che c'è. Poi se la persona è un po' strana, come Vladimiro, prende e ci installa qualcos'altro. Lui l'ha fatto, lo fa continuamente. Lui ha uno smartphone che non è un tablet, però è sempre un dispositivo touch. Aveva un suo sistema e lui è andato dentro e l'ha smanettato finché non l'ha rotto. Non è vero, l'ha smanettato finché non ha trovato quello che gli piaceva di più. Sì, sì, però allora sì, all'inizio Unity unità, uno per tutti, no? L'idea era quella, poter usarlo sui netbook piccolini, sui notebook un po' più grandi, anche sui tablet. Funziona prendendo un tablet qualsiasi, gli si può installare sopra Ubuntu, ha il supporto touch, quindi premete, fa partire l'applicazione, fate il doppio tap-tap, diciamo così, lui fa delle azioni piuttosto che altro. Funziona. Chiaro che poi vi deve piacere, insomma, perché l'utente medio, che sono anche io, prende un tablet con Android, tra quello. Se volete smanettarci sopra, vi piace sperimentare, lo potete fare, però la sperimentazione ha anche un certo grado di rischio del tipo quello che si chiama briccare il dispositivo. Brick in inglese è mattone e voi potreste rischiare di ridurre il vostro tablet a un mattoncino, che l'unica cosa che può essere utile è fermare la porta o inglobare nel muro da qualche parte. È successo, soprattutto sui primi tablet, sui primi smartphone che non avevano un sistema di backup, di configurazione precedente, c'era gente che andava lì a smanettarli e a un certo punto il sistema nuovo non funzionava e non si riusciva più a installare niente. Adesso i nuovi smartphone hanno dei sistemi per fare il backup, l'ultima configurazione funzionante, quindi è un po' più difficile. No, ci si riesce. Vladimiro si è riuscito. Sì, mi permetto, dai, ho preparato la pappa pronta, segui le istruzioni, fai così, fai quella, hai buone possibilità che funzioni, però appunto sia un rischio che secondo me, salvo voler proprio spudoratamente sperimentare, è un rischio che non è il caso di accollarsi proprio, insomma. Conviene fare una scelta buona all'inizio, ad esempio secondo me, a gusto mio che sono un utente Linux, sceglierei comunque Android, visto che è comunque Linux, e inoltre ha tutta la modalità che serve e va a
fa benissimo, io per dire il telefono neanche lo spengo mai, sono acceso anche un mese senza mai dare il minimo problema, perché è un dispositivo che funziona benissimo. Sì, tu avevi una versione vecchia di Android e l'hai aggiornata, no? Sì, perché Samsung non mi rilasciava l'aggiornamento, perché considera questo telefono che ha un anno e mezzo come ferro vecchio, perché hanno bisogno che io vada a comprare un altro, ma io lavoro in fabbrica, non è che posso ogni altro mese cambiare il telefono. E quindi grazie agli sviluppatori, dei ragazzi veramente in gamba, che rilasciano delle versioni libere come Linux del sistema operativo Android, cioè quindi prendono un Android che è open source, quindi lo aprono di fatto, tolgono quello che non mi interessa, cambiano le configurazioni, cambiano il carico, per farlo di fatto dei sistemi operativi che poi vanno bene, adattano e vanno bene anche per questo telefono, questo è un Galaxy S, e di fatto dovrei essere fermo alla versione 2 e 3 di Android, adesso è la versione 4.0.4, cioè l'ultimissima che stanno mettendo sul S3 per dire, e anche questo è Linux, insomma, sono possibilità perché insomma, sì, questo lo potete fare solo con software libero, nel senso prendere e aggiornare il telefono, se anche non lo fa la casa madre, lo fa qualcun altro. Questa è una possibilità che può fare solo software libero. Aggiungo una nota breve, sono nella legalità. Cioè io ho cambiato il sistema operativo, rinuncio alla garanzia del telefono, perché chiaramente i venditori mi dicono guarda, io rispondo per 2 anni se lasci il sistema operativo che ti ho lasciato. Però io non ho rubato software. Okay. Io non ho piratato del software, e il codice era aperto, significa che chiunque può aprire, può vedere come è fatto quel sistema operativo, come è fatta quell'applicazione, lo può modificare, lo può ridistribuire. Questo hanno fatto questi signori, hanno creato un sistema operativo di ultima generazione, dato il mio telefono da buttare, e rimanendo quindi nella legalità, senza che nessuno mi venga a dire stai rubando, nonostante io abbia già precedentemente pagato, mi sono fatto il telefono, insomma, non era indispensabile, ma ho avuto la libertà di farlo, e secondo me è un modo molto... Sì, è anche un modo per rendersi indipendenti da chi vende l'hardware, no? Se a Samsung, piuttosto che l'Apple, dice quel telefono lì, quel tablet lì non te lo supporto più, tu non hai più gli aggiornamenti garantiti dalla casa madre. Però se lo fa l'Apple con l'iPad, sei andato. Samsung lo fa, però qualcun altro, prendendo i programmi della Samsung, che sono liberi, in questo caso Android, può andare lì, smanettare e fare gli aggiornamenti. Il telefono suo, un anno e mezzo, non è vecchio, insomma, è impossibile. Però la Samsung, per motivi strettamente commerciali, per vendere il telefono nuovo, ha detto non aggiorno il telefono. È una cosa che fanno, è una pratica molto difficile. Qualche anno fa lo faceva anche Guido aggiornando aggiornando i sistemi operativi sulle macchine recenti, creando un circolo vizioso in cui con sistemi operativi più nuovi si avevano macchine più potenti poi avevano sistemi operativi sempre più pesanti e così via, un circolo vizioso che durerebbe ancora se non ci fossero alternative. Va bene, altre domande prima che vi addormentiate? Solo una curiosità sul fatto con l'interfaccia desktop. Desktop virtuali funziona? Beh, questo qua che vedi non ha il desktop, cioè il desktop che... Ho capito come funzionano i desktop virtuali. Sì. Beh, quelli... per gli spazi di lavoro, diciamo. Sì. Beh, questo qua ne è lui, no? Quello che... Questa configurazione qua non è messo quella sul desktop. Quella è standard. Mi piace quella standard, non andiamo su questa. Vabbè, ci metto un po' a passare. Macinando. Adesso questo qua, vedi, questo è uno spazio di lavoro. Che si possono mettere, aggiungere desktop. Sì. Sì, adesso questo qua ha uno spazio di lavoro solo, no? Questa finestra grigia che vedi in basso, ok, questa è lo spazio di lavoro, non è l'uno. Ovviamente ne puoi aggiungere quanti vuoi. Adesso sono due. Non vedete la differenza perché non ho nessun programma aperto. Apro Dolphin.
è una cartella, in realtà non è una cartella, è un plasmoide aggiunto al desktop. I plasmoidi sono delle applet, dei microprogrammi che si possono buttare sul desktop, tipo l'orologio oppure il calendario, il carico della CPU, le connessioni dirette. Mi sembra in pillola, dopo scusami un secondo, tentando di riassumere le attività che io posso cambiare da un'attività all'altra, che significa cambiare il modo in cui sto interagendo con il computer. Cioè posso creare un'attività in cui faccio semplicemente, che ne so, utilizzo dei programmi di grafica, posso creare un'attività in cui c'è tutto schermo, quello che abbiamo visto prima, ci va nel lanciatore di applicazioni, e passare da una modalità a un'altra rapidamente di interagire con il desktop. Forse. Sì, queste sono le attività, le ho tirate fuori da cliccando col tasto destro, opzioni sul pannello, aggiungi oggetti. Allora, questi qua sono gli oggetti, ce ne sono un bel po'. Potete anche cercare. Se clicchi su attività, attività. E si aprono queste qua. Ecco, vedi. E se la scena sul desktop? No, questa no. Quella lì, cliccando su uno o sull'altra, entri in un'altra modalità. Cioè, quello che avevi configurato cambia, entri come se fossi in un'altra sessione del computer, di fatto, in cui fai un altro tipo di cose. Che ne so, dovrei fare un'attività di lavoro, in cui ho la suite per lavorarci, l'altra attività in cui c'è un computer configurato per il mio uso home, c'è un'altra ancora in cui metto tutte le applicazioni per lanciare velocemente sul schermo piuttosto che qualcos'altro. E passo velocemente da una all'altra cliccando, posso crearne di nuovo, posso nominarle come preferisco, gestirle, eliminarle, eccetera. Sempre in cerca e avvia, ecco come si comporta il mio desktop. In cerca e avvia, per dire. Quello che abbiamo visto prima, cerca e avvia è il menu che abbiamo visto prima. Io ho sovrapposto, cerca e avvia questo menu classico, quindi ho il mio barone normale sullo sfondo con il menu a tendina, e ho anche contemporaneamente cerca e avvia che è impostazione della prima. Questa è un'attività che posso fare. È tanto rapido provando, sempre tu sempre stoccio. Fermato, ok, e dopo cosa faccio? Non ho più parli di aggiungi oggetti, io l'attività è perfetta, non lo so, c'è un sì, adesso ho scambiato indietro lo sfondo, no, è l'attività, avevo questa davanti, sì, va bene, così. Troppa carne tu. Metterci le mani, vedersi con calma, studiarsi, c'è tanta roba cataliera più complessa di tutte le sì, beh, sì, sì. Comunque chi vuole studiarsela c'è tonnellate e tonnellate di materiale, anche in italiano tradotto. Voi andate su kdie.org e lì trovate tutto quello che volete. Davvero tanta roba, eh. In inglese è completissimo, in italiano è questo tutto tradotto. Sono le 11, qualcuno sta già dormendo, la signora qua si è riprovere, si è perso da mesi, però si è divertita, visto che ogni tanto rideva. Va bene, altre domande? Poi vi lasciamo andare, no? Teniamo uno stadio. Ho pensato quando arriva solo una distribuzione di Linux. Sì. Ubuntu? No, OpenSUSE e Mandriva sono un'altra famiglia, OpenSUSE è la sua, Mandriva è la sua famiglia. Comunque come interfacce sono più o meno quelle che vi abbiamo mostrato stasera. OpenSUSE mi pare più destinata su KDE, Mandriva su KDE. KDE è una versione personalizzata, l'ultima che è uscita tra la linea, però sempre con KDE alla base. OpenSUSE è solo anno, sono altre cose. Gratis? Sì, quasi tutto. Sì, io ho masterizzato.
utilizzato un codice di a chi interessa le vedo, non sono le ultimissime versioni perché queste sono quelle che avevo a casa, però chi interessa provare un'altra interfaccia che abbiamo parlato stasera vedo. Ok, altrimenti andate sui vari siti di riferimento o direttamente dal sito di ubuntu.it oppure potete visitare semplicemente il Ubuntu per l'interfaccia dell'exe è k-ubuntu, quindi Ubuntu per quella. Scegliete il tipo di architettura, come è 32 bit o 64 bit, il processore se non sapete fatevi consigliare, insomma. E pulsando on scarica, scaricate il sistema operativo che vi immagini gratuitamente, non sarete dei pirati, che mettono lì apposta perché vengono usate, ma masterizzato sul CD si avvia computer, dal lettore CD si fa l'installazione, comunque al volo così è troppo dovuto, se avete bisogno potete contattarci. Se avete bisogno venite il martedì sera a Schio o se siete più comodi andate il martedì sera a Turin, quarto solo a trovare gli inizi del 12 dicembre. O passando, ancora più comodi. Va bene, qualsiasi altra domanda. Io abbiamo già cucinato anche oggi, basta. Grazie tanto.